Allora, buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui presenti. Questa sera presentiamo il libro di Antonio Saffioti e Marco Cavaliere in collaborazione, che è Chi ci capisce bravo. Chi ci capisce bravo è la storia di Antonio, della sua famiglia, del suo percorso di scoperta, accettazione e vissuto della malattia che lo diciamo, lo contraddistingue, che è la distrofia muscolare Duchenne, giusto? Che poi tra l'altro vedi sono stato anche ho sbagliato anche nella pronuncia del video perché non è Duchenne, è Duchenne. Duchenne, perfetto, bisogna. Allora, oggi siamo qui proprio per parlare di questo libro. Antonio, quando lo ha scritto, l'ho fatto come testimonianza proprio nei confronti non soltanto diciamo, delle persone disabili, l'ho fatto per testimoniare a tutti la sua voglia di essere presente nella vita di tutti i giorni. Lui è un attivista, lui si occupa di diritti civili, si occupa di disabilità, si occupa soprattutto di politica e di abbattimento delle barriere in quanto tali. Cos'è il ventino? Questo è un altro paio di mani perché c'è anche un io che si cosa no, io per esempio lo diciamo dopo questo. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per essere qui oggi perché hai fatto dei chilometri in quanto tu vieni da Ramezia, non ti sposti sempre, però quando ti sposti riesci a farlo. Se le barriere architettoniche non ti affliggono, giusto? Qui ci sei riuscito ad arrivare. Ecco, perfetto. Per fortuna serve, certo sì. Nel libro c'è scritto proprio, poi lo chiederemo al papà di raccontarci la storia delle pedane, la storia della scuola. Ci sono tante storie all'interno di questo libro che parlano proprio delle difficoltà quotidiane di una persona disabile, ma anche della famiglia della persona disabile, nella quotidianità. Pensate, non so, anche a un luogo come una scuola, pensate a un luogo come anche questo edificio, la difficoltà di accedervi. Per sentirsi, a me non piace il termine normale, però per sentirsi come tutti gli altri, la necessità è quella di poter vivere come tutti gli altri. Quindi Antonio ha davvero dovuto lottare tutti questi anni, anche la famiglia, per poter affermare il suo diritto alla quotidianità. Io ti ringrazio di essere qui Ah, oggi. In grazie, realtà, organizzato ma guarda, l'organizzatore, se devo dire la verità, ecco, ce li ho pianti, tutto. no, gli organizzatori sono oggi perché c'è Maria Luisa, ovviamente della Proloco, Maria Luisa Rocco, poi ci sono i ragazzi della Proloco che in tutte le iniziative si prodigano, lo abbiamo detto anche nel video, poi ci sarà dopo un piccolo rinfresco, ma ne parliamo dopo. Quindi l'organizzazione è sempre del Comune e della Proloco, questo dobbiamo dirlo, li ringraziamo, li ringraziamo. Qui accanto a me, tra l'altro, c'è Giuseppe Felice che è vice sindaco. E io vorrei proprio passare brevemente la parola proprio a lui, prima di dare quello spazio a te, di poterci raccontare le vicende insomma, che ti hanno ispirato. Quindi io vi ringrazio di essere qui, ora passerò la parola a Giuseppe per un saluto ovviamente istituzionale, ma anche perché ha letto il libro e sicuramente avrà qualcosa da dirci. Grazie. Grazie a Riccardo per tutto quello che ha fatto, per l'organizzazione, un benvenuto a tutti quanti voi e chiaramente un benvenuto agli autori del libro, ad Antonio e a Marco, in particolare ad Antonio. Qui io voglio fare veramente i complimenti perché alcune persone la forza ce l'hanno fisicamente, se la dimostrano all'esterno con i muscoli, altri invece la forza ce l'hanno nell'animo, quindi hanno una forza d'animo veramente straordinaria. E io ho notato che, anche dal percorso del libro, che Antonio ha una forza d'animo straordinaria. E se poi noi guardiamo questo Antonio nella storia, chi ha avuto sempre una grande forza d'animo, ha fatto tantissimi tentativi per riuscire a una cosa, alla fine sono state quelle persone che poi hanno maggiormente contribuito allo sviluppo dell'umanità. Quindi le persone che hanno una forza d'animo vanno sostenute, vanno aiutate. E quindi vanno sostenute a 360 gradi. Noi viviamo, questo libro parla di diritti, parla di diritti civili, parla delle difficoltà che hanno avuto, che hanno le persone che hanno delle disabilità. Noi purtroppo viviamo, Antonio, in un periodo storico dove i diritti fondamentali, i diritti della personalità, i diritti inviolabili dell'uomo sono purtroppo in questo momento sovrastati da quelle che sono delle logiche economiche.
Quindi c'è una crisi, se vogliamo, perpendicolare proprio sia dei diritti inviolabili, quindi dei diritti della personalità, che anche di quelli che sono i doveri inderogabili di solidarietà umana, solidarietà politica e solidarietà sociale, che poi sono alla base del vivere civile, di una comunità. E quindi questi sono poi quei diritti che sostanzialmente rendono effettivo un altro principio importantissimo, che è il principio di uguaglianza, perché non basta, come dice la nostra Costituzione, affermare che tutti quanti siamo uguali, quindi questo è un principio di uguaglianza formale. Bisogna anche eliminare, come dice la stessa Costituzione, tutti quegli ostacoli di ordine politico, di ordine economico, di ordine sociale che rendono, che non garantiscono di fatto l'uguaglianza per tutti i cittadini, e quindi creano una disuguaglianza, creano una diversità. Il titolo del libro dice una cosa molto importante, appena Riccardo me l'ha dato, io ho avuto la percezione: chi ci capisce è bravo, significa che ci sono le persone che hanno delle disabilità, hanno delle grandi difficoltà, e proprio per quello che dicevo prima, le difficoltà che può avere, il dramma che può avere una persona che ha una disabilità o una persona che viene che magari viene viene, come dire, tra virgolette, forse non è il termine giusto, viene in un certo senso maltrattata per quello che può essere il suo orientamento politico, può essere la lingua, può essere anche il colore della pelle, è un dramma che non tutti capiscono, perché, proprio perché i drammi delle persone nella nostra società, nel nostro tempo, vengono guardati forse con grande freddezza, e questo, diciamo, che non è un bene, questo crea delle disuguaglianze che incidono negativamente sulle comunità. Quindi noi, io in modo particolare, ma anche Riccardo, tutti quanti, noi siamo convinti che i diritti delle persone, i diritti inviolabili, che poi rendono effettiva l'uguaglianza, devono essere sempre al centro di una comunità, e la politica poi deve essere un servizio per questa persona. Grazie a te per la presenza. Argomento di diritto costituzionale che preferisco di più, quindi dell'uguaglianza formale e sostanziale. Tu sei laureato tra l'altro in giurisprudenza, quindi sei la persona più titolata a parlare di certo. Dicevamo che Cleto è un comune molto accogliente sotto tutti i punti di vista, basta vederlo nei fatti e nella storia. Sì, tu me lo racconti. Io te lo racconto. Beh, sì, di venire qua, insomma, grazie mille. Grazie. È difficile sentirsi a casa alle volte, no? Molte volte capita che quando sei in un luogo, in un contesto, non è facile comprendere che dall'altra parte ci sono persone come te. Spesso, lo diceva Giuseppe, ci sono dei muri. Noi non siamo quelli muri. Qua Cleto, anzi è tutto il contrario, una comunità accogliente per tutti. Io lo vorrei anche spiegare una semplice diciamo, allegoria. Lo dico sempre, quando sono arrivato a Cleto mi hanno raccontato la storia del pane, della ciabatta di Cleto. È il simbolo dello spezzare del pane, tu che sei credente, sei cattolico, ancora di più, sei un simbolo di fratellanza. Quindi in questa comunità simbolo proprio della fratellanza, quindi non c'è comune più grande che poteri capitale, secondo me, anche per la presentazione. Vabbè, forse sono di questi periodi. Quindi, in questa storia che noi raccontiamo oggi qua, che poi dopo ci racconterai dalla tua voce, ci sono tanti parti. Io per esempio vorrei parlare dell'inizio. Tu a 13 anni proprio quel piccolo passaggio che è la caduta, che ti ha tenuto legato proprio al letto e alla fisioterapia per dei mesi. Da quel momento le cose sono cambiate del tutto, mentre all'inizio, quello che racconterà magari
tuoi genitori hanno cercato di capire, da qui il titolo che ci capisce è bravo, perché è difficile capire quando si affronta una malattia di cosa si tratta. I genitori, le persone sono disorientate e questa è la prima sensazione, anche quando si va adesso in un ospedale, quando si ha una patologia si è disorientati, si è abbandonati, si è lasciati alla mercé dei medici, che magari anche loro, poverini, non sanno come devono fare, però ancora di più il malato è lasciato all'abbandono. Quindi tu, i tuoi genitori, hanno cercato in tutti i modi di crearsi una rete di sostegno, e la rete di sostegno sono stati anche loro, perché ti hanno spinto a essere indipendente. Tu sei uscito oggi con un brutto tempo, con la pioggia, però ci sei arrivato qua. C'è gente invece, disabili come te, che non è, che stanno a casa. Tu lo dici sempre, io miro questo fatto che tu dici, ovvero che vorresti che ci fossero più disabili in giro, più persone che siano indipendenti e possano dimostrare la loro validità e la loro utilità nella società per dare il loro contributo con quello di tutti i giorni. È una sorta di quotidiana di presenza. Un po' tu stai facendo apostolato nella tua missione quotidiana di essere presente oggi qui, ma essere presente sempre, insomma, nella politica latina, nelle manifestazioni. Io posso dirlo, io per esempio ti ho visto al Pride Cosentino, tu eri là che sfilavi, tu te non te ne frega niente, tu vai avanti per la tua strada e sei una persona davvero che si integra perfettamente con la società. Adesso io vorrei passare la parola a Maria Luisa, che invece rappresenta la Prologo qui oggi, lo dicevamo prima, poi alla fine non andate via perché ci sarà una degustazione, dovrai accettare il nostro, i nostri prodotti, per far vedere che sono buoni. Quindi io passo la parola a Maria Luisa Longo, che rappresenta appunto la Prologo di Peto, che ringraziamo per la presenza e con un applauso, dai. Gli ostacoli della vita, cioè non molliamo mai, questo
grazie a voi. Ci ha fatto diventare così, perché vediamo
le persone diverse un costo per la società, mentre invece potrebbero essere delle vere risorse. Per esempio, io che posso solo una mano, per esempio, una risorsa per la comunità, purtroppo non posso viaggiare, mi sento che è una risorsa, mi basta essere una risorsa, calabrese. Sono uno che si è spinto molto su
sui soldi, certe volte. Certe volte dico, se non sapevi di salve, mi avrebbero qua sotto casa. A picchiare, invece, da un certo punto di vista, è un fantasma. Con questo non puoi dire, mi pare tornano tutti. Però è un po' diverso, quindi altre persone piccole cose, purtroppo nel mondo d'oggi sono grandi cose, pure avere un posto riservato lì è già una grande cosa. Io quando esco il fine settimana sono costretto sempre a parlare molto distante da dove andare, perché proprio tutti sembra che da me si accendono. Sì, tutti mi sanno, sì. Perché i posti sono tutti occupati, dopo testimoniare che sono io. Tiriamo le dimensioni, un'altra cioè il parcheggio. E c'è poi spero la ricevuta sulle difficoltà che ci sono. No, io cerco di andare avanti, però chiamare sempre il capo, ho passato la serata alla sua che si posti la mano. Grazie Antonio. E il fatto sai cos'è? È che lì è una questione di cultura, lo hai detto, lo dici tu pure tutti i giorni sui social, è una questione di cultura, cioè lì bisogna capire che un posto riservato a una persona disabile è riservato a lei. Io di sbattere la macchina, direttamente di parcheggiare di sopra, come si dice, il carattere si lo chiama, però comunque qual è il, diciamo, il senso di questa tua battaglia? È che comunque ci stai provando, cioè tu comunque provi ad essere quel cambiamento che vuoi vedere tu negli altri. Certo, e ci provi sempre, certo. Lo provi magari, non so, postando delle foto piuttosto che un articolo, perché tu comunque scrivi, sei una persona attiva anche in questo. Il fatto di essere, diciamo, fermato dalla carrozzina e dalla malattia, tu riesci comunque a muoverti. Nel video che abbiamo fatto l'altra volta, proprio parlando del libro, fortunatamente la tecnologia ti è venuta in aiuto, perché tramite la tecnologia, tramite il movimento del naso e anche degli occhi forse, tu riesci comunque a scrivere, riesci a manovrare il computer, cosa che molti anni fa non sarebbe stata possibile. E speri che comunque penso che la tecnologia, quando da questo punto di vista, vada avanti per permetterti di essere più autonomo possibile. Perché poi alla fine non sei disabile perché hai una malattia, sei disabile perché ti mettono in condizione di non poter essere te stesso. E io penso che molte persone come me, io non potrei andare a lavorare se non avessi la macchina. E fare 62 km anche tutti i giorni non sarebbe consigliabile. Quindi io mi auguro che magari il progresso ti possa dare una mano. Allora io sono professore che ringrazio di aver visto la mia disabilità in questi tempi in cui siamo pieni di tecnologie, perché questo mi consente di collegarmi con il mondo quando sono a computer. E poi ho provato pure tutte per guidare la carrozzina elettrica, però purtroppo poi alle mie condizioni si sono aggravate e non posso guidare più la carrozzina. Però io con la carrozzina manuale devo dire che ho trovato la mia autonomia. Purtroppo bravo sulla schiena di però magari manuale è più male.
di quella vettica. I primi tempi sono duro non poter guidare autonomamente. Però io poi ci sono l'idea che così sono autonomo, quindi ho superato questa difficoltà. Poi guidare la carrozzina auto, pure per la mia famiglia, dei costi, non da poco, come se avessi acquistato una moto, perché purtroppo a volte tecnologie non vengono prescritte da tanti, quindi alcune volte farà la differenza, e 15.000, 19.000 euro, quindi purtroppo da questo punto di vista. In Italia sì, ci passano quasi tutti, però per molti ausili, soprattutto di ultime tecnologie, sempre qualcosa, per esempio quel programma che ho fatto vedere nello spot, quello la metà di quello. Quindi, detto pure, nei parli di altre famiglie che queste cose non le possono sostenere. Secondo me è una cosa di un po' meraviglioso. Questo è per un paese come l'Italia. Perché dovremmo essere sullo stesso piano. E invece purtroppo non è così, quindi io capisco persone disabili che a molte cose ho fatto, io non riesco a farlo, poi dalla situazione familiare c'è cioè, tutto il resto, poi non so cosa che sempre parlando della te. Tecnologia per fortuna, gli apparecchi che mi tengono in vita, vengono prescritti, però c'è un problema, i ventilatori per respirare ce ne forniscono due, però l'aspiratore è uno solo, se io sono qui e se l'aspiratore per la macchina della nostra sono uno, quindi è un apparecchio vitale come l'aspiratore, però capito ci sono dal punto di vista delle tecnologie non tutte sono accessibili come dicevo prima, però io ringrazio di in questi tempi, perché 20 anni fa cose che faccio adesso non era potuto fare, se poi c'erano dei ventilatori polmonari giganteschi, no? Pure quello che ho usato io per i tempi a fare la batteria duravano 2 ore quasi, ecco, qui non sarebbe potuto venire 20 anni fa. E io ringrazio molto di essere in questi tempi che consentono pure allungato la vita, le tecnologie. Per esempio la traccia, se io la facevo 20 anni fa, non potevo parlare più. Invece adesso con le cartole cosiddette finestrate che permettono andare di passare sulle corde vocali, lo posso mandare. Quindi
archeologica, ti ringrazio per aver fatto questa domanda, è una delle cose più importanti per chi ha una disabilità gravissima, cosiddetta, come la mia. Io mi sento malato. Quindi vecchi programmi, e lì mi ricordo per
giorno, hanno scoperto la malattia, siamo per noi, se a me e la mamma ci mettiamo davanti un cugino era meglio. Insomma, ci hanno fatto un quadro che non era necessario fare quel quadro, che Antonio avrebbe fatto, non sarebbe arrivato più di 10 anni, sarebbe morto così, sarebbe morto così, insomma, non vedi un quadro da cucinare, insomma era meglio cucinare. Comunque, lì, insomma, subito c'è stata una reazione, sia mia che la mamma e mia moglie, lei si è data subito la preghiera. E per me è stata una grande consolazione la preghiera, perché la vedevo impegnata, insomma, lei a pregare, a me gli stava bene che pregava. Però io, da padre, ancora, mi definisco ragazzo, 27 anni, la prima uscita, io non ho fatto solo il servizio militare, poi figurati in una città, un figlio, una famiglia, insomma, e lì devo chiedere che sia questo via, insomma, e nessuno mi dava risposta, insomma, si sapeva che questo doveva, era un campare così del giorno. Il fatto sta che invece che ero nella sala d'attesa vedo un manifesto che c'era scritto che c'era un convegno del UIDM che era proprio all'inizio, l'UIDM di Genova, e parlavano di distrofia muscolare ed era proprio quei giorni. Io l'ho detto a mia moglie e poi quella mattina mi avvicinavo una giornata per fine, insomma, mi dirigo verso lì l'ente fiera, perché si svolgeva lì, c'era la lente fiera, un grande cancello, e mi viene davanti, cioè non c'era nessuno, però davanti c'era, anche c'era un ragazzo, un giovane che mi diceva dove dovevo andare, insomma, ero smarrito, freddolito, insomma, figurato, insomma, il mio stato d'animo. Comunque, ci incontriamo a questo, questo ragazzo, gli chiedo, scusa, sai dirmi dov'è il questo, insomma, mi vede un po' preoccupato, insomma, ma che c'è? Io sono medico, dite. Ho parlato a breve, questo era in poche parole il medico che poi si è preso in consegna a loro. Mi ha detto, guardate, se voi volete venire lì a sentire il convegno, e va bene, se no io vi consiglio di andate da vostra moglie e dite che mi avete incontrato, perché lì, guardate, non c'era nessuno, ecco i piccoli miracoli che noi, su questo, Gesù Cristo è il miracolo della guarigione di Antonio, non ce lo potevo fare, però io credo in questi piccoli miracoli, il fatto che stasera siamo qui, il fatto che abbiamo incontrato Riccardo, tanta gente, credo in questi miracoli. E mi ha detto, non ti preoccupare che io lunedì mattina mi sono lì, tranquillo, e ce lo prendiamo, io vado con la professoressa, vado lì, tutto io, tranquillo, subito si posa, vado lì, glielo dico, insomma, fatto stare il domani mattina alle 9 si presenta questo caro Bovinetto, che gli faccio una stampa, un ragazzo che era ancora, e se lo sono presentato, insomma, perché per parecchi anni siamo stati in Genova, e noi comunque siamo rientrati a casa lì, l'abbiamo detto alla famiglia, insomma, com'era la situazione, e da lì con mia moglie ci siamo guardati e abbiamo detto che dovevamo ancora sapere di più com'era questa malattia, come si, perché la sua, la distrofia muscolare, non è altro che una malattia progressiva. Parte, come un ragazzo normale, infatti i primi tempi eravamo pazzi, pensavamo che lui era che c'era una malattia, invece purtroppo ho scoperto che c'era, e quindi mi ho visto in giro, ho chiesto pure a Capo Minetti, ma vedi che a Siderno c'è una sezione dell'UIDM, a Siderno, lui di Siderno si doveva raggiungere tramite la Ionica, quindi con le 127 partivo, 3 ore e mezza di macchina,
pensiero. E sono andato da questo. E lì ci siamo messi d'accordo e organizzavamo dei convegni. Convegni tra famiglie e medici. Perché noi dovevamo sapere la malattia. Cioè, l'esercizio muscolare cosa ci portava? Avere proprio un quadro della malattia. Per anticipare proprio per come il tempo. E così è stato. A farlo breve, insomma, noi oggi qua ci troviamo con Antonio, che è il presentatore di Anna Belletà, cosa che invece prima non ci parlava. Ma perché? Perché abbiamo cercato sempre di stare dietro al rispetto del suo muscolo e di disgraziare, insomma. Oggi lo vedi bene, cammino, poi magari perde il cammino, la respirazione, la cardiaca, prende un pochettino tutte le patologie, non è che se ne salva uno. E quindi tu, se sei preparato, puoi intervenire, te la guardi, vanno in poche parole, la sera siamo qua perché ce la siamo guardati. Noi camminiamo in sicurezza, io lo dico sempre, cerchiamo di, oddio, ci può succedere la cosa, ma può succedere anche dentro, insomma, no? Però se succede fuori, non lo faccio più grande. Quindi per la cosa che io ho sempre visto come alternativa era quella che dovevo mettere in sicurezza lui. Così lui, sentendosi sicuro, faceva dire. E così è stato. Via. Tornando indietro, per quanto riguarda le scuole, quando noi abbiamo cominciato con la scuola, lì l'approccio era, io andavo prima e mi preparavo come insegnante, cominciando sia dalla materia, sia dall'elementare, andando alle superiori, andando poi ancora all'università, cioè io andavo prima. E poi, quando iniziava a giugno, a settembre la scuola, io mi sono trovato. Mi dava fastidio se io non trovo, perché ci andavo lì e ringraziando a Dio preparato, non mia mamma, però diciamo che ci abbiamo studiato, perché noi ci siamo poi associati con l'associazione di Girasole, infatti stasera il voluto del 23 libri parla dell'associazione di Girasole, l'associazione di Girasole è un'associazione di genitori di ragazzi disabili, ma di varie disabilità, dalla disabilità psichica grave a quella di fisica, insomma. E questo ci ha forzato di più, insomma ci siamo preparati, abbiamo studiato le leggi. Quando noi andiamo a un comune, io per parecchi anni ero delegato perché l'associazione di Giresone purtroppo da una parte a un bel, perché la donna erano tutte mamme, l'unico papà ero io, però non perché mia madre e mio marito, però lei, mi ripeto, faceva altre cose. E le donne sono più combattive, quando chiedono, sanno chiedere, si arrabbiano e i sindaci, e se sono, gli ascoltano. E lì, subito benissimo, poi per dirvi ai tavoli, noi partecipavamo. E come partecipavamo? Noi gli portavamo già la legge, già il piattino pronto. Guardate, noi abbiamo bisogno di questo. E per fare questo, voi vi potete appoggiare a questo. Giusto? Insomma, lì non ci volevano dire, no, ma guarda, con i fondi, già gli dice, come ad esempio prendono anche prese adesso di vicenti, è un amico, avevamo un fondo, uno dei bambini, quindi lavori li stai facendo in classe, li stai facendo in istituto, però devi fare lavori per tutti. E non più tu spendi soldi, però non ti va a fare l'accesso per il disabile. Capito? Cioè, è un peccato, insomma è tutto. Ma là il piattino, come ad esempio con la chiesa all'inizio, no? La chiesa.
aperto delle meccanismi, sono arrivato a mandare aperto delle meccanismi, sempre con le autorizzazioni del settore, e mi facevo vedere che non ci poteva niente, ancora non c'è. E facevo vedere che era. Cioè, mi sono posto, io dico, l'idea, facciamola, non quella con che la devi fare, ma la devi fare quando poi c'è lì. Però non mi dice, cioè non so quello che non c'era. Questo è la cosa. Fino adesso tutto bene, insomma io ne sono contento perché Antonio fino adesso si è trovato bene agli amici. Ecco, una cosa che vi volevo dire all'inizio, che è successo? E per anni io Antonio l'ho portato sempre in giro nei compagni, si parlava solo del sapore. Io arrivavo a casa, c'è stato un periodo, questa parola. E io me ne andavo in giro insieme con un cieco fratello della comunità Progetto Sud e a incontrare le famiglie. Io gli facevo da autista, non mi convenivo perché lei aveva l'esperienza, io imparavo, e mi passavo insomma dove potevo studiare le cose e io mi facevo conoscere le famiglie, perché l'importante, non so se riesco a prendermi l'idea, l'importante la famiglia. Ricordiamoci che se la famiglia è preparata, riesce con un disabile preparato, sicuro. Capito? Se tu gli dai in sicurezza, gli fai tutto difficile, è difficile andare a scuola, è difficile andare a messa, è difficile andare a fare il quotidiano, insomma il cinema, il teatro, il bar. Siamo in mezzo alla gente sempre, perché io dico che se ci vedono, la gente si pone il problema, dice, ma io, perché quando andiamo a capitato, no, a una vita, c'è che la vita, io, niente di più, tanto tu, aspetta qualche giorno, e c'è non avrei bisogno, perché nota, e quello, non lo venite che ve lo spieghi a mio figlio, che lo faccio pesante, perché prima di me buono, un cane, non si può dire, cioè come dire, arrabbiato, perché con la rabbia non comprendo niente, insomma, così è quello che viene e si rende conto e non si può così magari mi faccio pure un perché noi siamo potenziali clienti, noi spendiamo soldi, insomma, non è che, già l'ha detto lui prima, andiamo a mangiare la pizza, andiamo al cibo, al teatro. Con disabilità e delle altre famiglie.
Questo percorso è stato molto importante nella mia vita, anche per chi sono arrivati i miei studi di origine. Intorno al 2006 ho conseguito la prima laurea in scienze giuridiche, mi sono occupato dal conto della FICC, con l'altra socia del Girasole, nello sport e nello scuola. Noi davamo informazioni alle famiglie sull'inclusione solidale, non so c'è una scuola. E io avevo fatto la tesi proprio sulla normativa riguardante l'inclusione scolastica. I primi tempi mi ha ritirato perso, mi sotto varie brutte situazioni, però poi anche ho notato e dopo ero 4-5 anni che le famiglie giovani che hanno dei figli con disabilità proprio se subivano delle discriminazioni nemmeno venivano a denunciare, a dirlo a noi che potevamo aiutare. Quindi questo mi ha fatto un po' allontanare queste situazioni. Alla mente siamo venuti a sapere che i ragazzi disabili vengono messi nelle cosiddette stanze, aule di sostegno, quindi tolti dalle classi. E questo io, tutta la legge che ci sono in Italia sull'inclusione scolastica. Poi quindi intorno al 2011 mi sono un po' stancato di fare questa cosa. In più nel 2012 sono fratturato da me e quindi ho dovuto portare un busto fino a dicembre, che era molto doloroso mettere. Un po' mi sono rivisto, due settimane fa ho visto il film di Frida Kahlo, ho preso molto rivisto il bene, lo voglio sopportare, quindi questo. Però prima di scoprire le fratture, 15 giorni prima di scoprire, sono diventato il vice presidente della FISC Calabria. Però purtroppo ho dovuto attendere un anno per essere effettivamente operativo, però partecipare alle riunioni via Skype. In quello stesso periodo ho iniziato a lavorare ad un progetto che si occupa di persone anziane. Quindi i colleghi venivano a casa e lavoravano da casa mia certe mattine, sempre. Alle riunioni facevano via Skype, quindi sono questo fino al 2013, maggio 2013. Passavo ogni giorno soprattutto a letto, purtroppo la frattura fa molto male per me. Poi per fortuna mi sono adeguato. Poi nel 2013 ho fatto il classico viaggio della speranza alla Gemilia e lì vengono fare il busto, però io avevo molta paura di farlo, no? Perché già iniziava ad avere i problemi e le respiratori, in più quando uno sedere sul lettino
e tirarmi la conto alla schiena e poi fare il calco del busto, per fortuna, e andrò molto bene. Quel giorno è tecnico, ortopedico mi ha detto, da oggi vedrai che la tua vita cambierà, ed è cambiata davvero. È stato brutto, sei mesi ad attacco al busto, però ho superato pure questa prova. E quindi dopo il busto ho ripreso di nuovo la mia vita. Anzi, voglio sia vicepresidente della Fisce sia lavoravo per la persona anziana, quindi ero diventato una risorsa con tutti i problemi che avevo. Questo fino al 2014 ho lavorato, poi il progetto si è concluso, il ministero ci dà ancora dei soldi che aspettiamo la circolazione, però non andiamo a dire, perché poi il progetto è stato un bel progetto, ha aiutato molte persone. Intorno al 2014 mi ricordo che ho assistito ad un incontro con un magistrato al Festival di Dramma dei Libri sulle Mafie, che è uno degli eventi maggiori, cioè la mezza religione. Quindi questo magistrato disse: noi italiani siamo in coma etico e culturale. Io, a sentire queste parole, mi sono sentito chiamato in causa, perché in quel periodo non avevo tante cose da fare, quindi non sapevo cosa avrei fatto in futuro. Però sentendo quelle parole, ho detto: anch'io sono in un periodo di coma, mi devo risvegliare. E quindi quell'estate ho conosciuto varie realtà culturali e politiche della città. Ho fatto amicizia con i ragazzi del blocco Manifesto. Sono dei ragazzi che si occupano di cultura della mia città, però cosiddetta cultura 2.0, quindi su Facebook, su blog, sono dei giovani scrittori. E io qui sono forte da dire, con loro, facendo amicizia, con loro che si occupava di teatro nella mia città, Davide Matale, poi è diventato il mio maestro di teatro, che fino all'anno scorso ho fatto. Laboratorio teatrale. Quindi in un certo senso ho smesso di occuparmi solo di disabilità, mi sono occupato di cultura, di teatro. Poi grazie a questi ragazzi mi sono la collaborazione con allora assessore dello sport, che era all'epoca lo sapeva Piccioni, e insieme a lui poi abbiamo
abbiamo portato un po' di poi di quello che ci chiamano la mezza insieme abbiamo partecipato a questo movimento di mezzo comunali io non mi sono candidato non aspiro a carica politica perché la politica voglio farla nei movimenti ma poi dalle istituzioni perché sia tutto libero sì. Quindi ho iniziato la relazione che non c'ho favorito sono andate male però siamo riusciti a portare lo sale nel consiglio comunale io penso un po' tra opposizione e ho pure denunciato alcune cose prima le ho scelte vado fiero pure di questa attività che ho svolto soltanto sempre ai mani del circolo protagonista sempre e poi per farla breve questo è inverno ho avuto un gravino respiratori anche se uscivo lo stesso però avevo un eccesso di buchi e polmoni no? Quindi una serie di difficoltà e respiratori sempre la febbre non capivamo perché quindi poi a maggio vedo che la situazione in gestione al centro dove cos'è unito dal 2013 perché quando mi sono aggravato per un miracolo secondo me è nato questo evento a Messina che si occupa di delle nostre patologie a 360 gradi con un approccio multi disciplinare, cioè più medici con diversi specialisti vedono la nostra malattia tutti i punti di vista e questa è una cosa che mi ha molto aiutato negli ultimi anni quindi molto giugno siamo andati qui allora quando è il giorno devi fare la PAC così vediamo dei popoli. Dopo un'ora l'infermiera mi dice dopo c'è un paziente che sta poco bene quando tu vai a fare la TAC. Facciamo la TAC intorno all'11 giugno e poi la ricerca del mio romastico, cioè il 12 mi porta il risultato della TAC. La dottoressa per la memoria una brutta faccia capisco subito non era andata bene e mi fa posso qua la situazione e i polmoni c'è un po' grave però lo devo e presi il tempo ci sono tre residui di cibo del poco quindi a Vicestis che io avevo già avuto pure in passato non so e poi mi dice io poi ti consigliamo la PEC cioè la valutazione assistito io a differenza della dottoressa io ho detto che già preparato perché ho detto mio padre e noi ci siamo la distrofia la dobbiamo anticipare se non può essere troppo e in questo caso anticipato noi prima di andare c'era
studiati cos'era la pelle, cos'era la tracheo, qual era meglio fare prima, meglio fare dopo. E io avevo una gran voglia di continuare a mangiare, però non mi bastava di essere qui, perché mi consentiva la pelle, perché io per me è importante continuare a mangiare, quindi io pure che più in base di voglio fare la tracheo prima, se poi con la tracheo che non riesco a mangiare faccio pure la pecca. Quando ho detto così la era questa bocca aperta, facendo scioccare, perché mai se lo di fronte a un padre che gli diceva voglio fare prima una cosa invasiva, proprio non invasiva. Quindi io ho detto ai giovani, quattro ore mi dico che sono deciso, non è quattro. Giustamente poi ho chiamato mia madre, io non mi ho detto, mia sorella, per fortuna io avevo già preparato, avevo fatto tutte e due poche giorni, e le ho battute sulla pelle, sulla pelle, per il liceo se le faccio, la tracchia, mi sono schippato, mi sono schippato di colore. Va pettinando la strada, andiamo in camera e così. Poi ho fatto. Allora devo dire una cosa, quei giorni in attesa della tracchio, io non ho detto nemmeno a mio padre e a miei genitori. In quel periodo c'è stato il problema della chiusura dei porti. Non dico che li ha chiusi perché come sapete tutti purtroppo, anche se aveva iniziato tutto, c'è il precedente ministro dell'interno purtroppo, era di sinistra. Ma questo non c'è storia. In quei giorni c'era l'Aquarius in balia del mare con 600.000 a porto, non poteva attraccare, poi c'era il mare incazzato dove una bestia tanto per due cambiava. E io vi devo dire che in quel giorno sono stato più a disagio per questi poveri che per la mia situazione, che era grave come una loro, perché non ero sottoponendo ad un intervento che era non proprio difficilissimo nella mia situazione completa. Però io pensavo, avevo più empatia con queste altre persone che per la mia situazione. Non so come descriverla, però purtroppo non è stato più male per voi che per me in quel giorno. Questo mi ha dato una maggiore forza a portare la mia situazione, perché se sopravvivono prima al deserto, alle carceri liquide, poi al mare, alle forze degli uomini, a tutto quanto io posso affrontare pure questa prova, ulteriore prova di forza. E quindi poi il giorno 20 giugno ho fatto la traga, è andato tutto bene. I primi giorni non ho potuto far male, poi all'inizio ho iniziato, il primo giorno ho iniziato a mangiare per il purè di traverso, e mi hanno detto devi fare la pecca dei morti, siete proprio fissati,
questa merce. E da qui invece noi la vediamo. Perché non proviamo con la pasta, con le pompette, di più solido, e poi dopo 10 giorni di riabilitazione, solo pronto per mangiare e non far bene, poi non cambio caldo, e di nuovo a parlare sempre meglio. Ho superato questo punto. All'interno da questo punto. Però ho capito che dovremmo attuare altri cambiamenti. Non solo cambiare modo di respirare, ma fare alcune scelte drastiche, pure drastiche nella vita. Sono la Messina a fine luglio, i primi di agosto, dopo 15 giorni, dalla traglio, come due pazzi, mio padre e mia sorella, abbiamo partecipato a uno dei festival di musica, indipendente quindi, che si fa da Messina. Per colpa dei commissari, siamo arrivati a Portalino, quello ha fatto molto freddo, ma io mi sono cancato tutti l'accessatura medica. E come c'è pazzi, siamo andati via a freddo per 2 giorni di concerto. E io, e questo mi ha reso molto difficile. Perché ho visto che ero tornato quasi a normalità. Però purtroppo per 15 giorni ho dovuto portare mio padre. C'era mia sorella, c'era lui, quindi era un po' una madre, non si poteva fare proprio tutto, non è ecco, al 100%. Per fortuna quasi ha imparato le tecniche di aspirazione e tutto quanto, io mi sentivo sicuro, io l'hai quindi abbiamo ad uscire di nuovo insieme. Io capito che ero tornato quasi al 100% a fine. Estate quando sono andato in discoteca, cioè, pensavo che avrei dovuto abbandonare la discoteca, però poi per fortuna sono riuscito a tornarci in una festa che si mette in Puglia, queste marchese loro. Quella è la festa che mi piace di più, per farla breve. Tornato poi alla mezza campagna, purtroppo, non riuscivo a dormire una notte, perché migliorando la respirazione, i muscoli erano sempre, la mia testa, lavorava il doppio. Mio padre si era messo in testa che la colpa del governo ci ha provato questa insonnia. Io invece ho capito che purtroppo il doppio impegno che aveva assunto in passato. Quindi poi, con molto disagio interiore, non lo dire da mia presidente, intendevo non fare più, il vicepresidente della FICE non doveva più questo, e poi più lavorando
progetto Caffè Letterario, che è del chiostro di San Domenico, e io sono occupato di fare eventi di San Domenico. Quindi ho deciso di rinunciare a queste due cose per dedicarmi all'altro, però nel frattempo avevo deciso a lasciare tre cose nuove. E tutto tanto alla mente devo iscrivere ad Arcinei, che è nato per fortuna dopo tanti anni da mesi. Perché ho deciso di scrivere ad Arcinei? Che non sono epoca di caldo, così purtroppo in qualsiasi sotto profilo c'è scritto mi piace una donna, lei è scritto pure che era più cioè perché è alla ricerca, ma no, potrei inventare pure a posto, non ce lo dire, discriminato con la bella. Quello che sono scritto non ci credo, perché io come disabile mi sono pentito a un certo punto della mia vita discriminato dal punto di vista sessuale, perché non potevo avere vita sessuale libera come me, come tale. Quindi per affrontare questo ho organizzato ai miei amici di Marmitesi un convegno sulla sessualità delle persone con disabilità, perché io l'anno prima ad un convegno dei vecchi 5 stelle avevo conosciuto fosse stato messo, non sarei mai andato nemmeno pagato a evento di queste, però all'epoca volevo collaborare, avvicinarmi pure a loro per collaborare pure con loro. Ho una nuova associazione politica che ha dato allontanato un tempo. Per fortuna all'epoca non c'è questo governo, quindi sono venuto a quell'evento che parla delle persone qui, non ci spieghiamo perché se non cambiamo tutto al momento, però in quell'occasione ho conosciuto tale Marco, prima l'ho conosciuto solo attraverso i social, poi dopo due giorni con il contratto vuole ho partecipato alle parti di Cosenza, che è stato uno degli eventi che mi ha divertito, affascinato di più nella mia vita. Lo rifarei altre 108. Quindi in quell'occasione mi sono sentito molto vicino ai compagni LGBT, quindi io non voglio dimenticare nessuno di loro, quindi tutta la sigla costruita, anche se è complicata da lì. Quindi mi si è aperto un mondo e ho capito che ora i miei stessi, la mia stessa discriminazione dal punto di vista sessuale. Quindi poi grazie a Riccardo e all'altra persona ho fatto due convegni sulla sessualità, purtroppo sono stato molto criticato per questo, soprattutto purtroppo dagli altri
pesante del solito. Da poco che proprio alcuni, se da solo lontano un po' scandalizzati, che dico e diciamo, ma abbiamo già i nostri problemi pure nel senso, dobbiamo vedere, se non lo esiste. Quindi non so se questo è servito da oggi di sangue, secondo me no. Però a me è servito, perché mi sono riuscito a liberare di questi problemi grazie a voi. Avevo aiuto della mia famiglia, quindi ho provato anche il senso questa cosa molto importante per i miei coetanei, per prepararmi, non più dormire, o possiamo dire, quando dico, di più dormire a mangiare. Quindi 2 anni fa io ho fatto questo. Soprattutto grazie ad amicizia con Riccardo e Marco, all'altra persona. Quindi così ci siamo conosciuti con il nostro concetto. Sì. Quindi adesso cosa farò in più? Allora, sto scrivendo un mio amico giornalista, Salvatore Maria, e un racconto di tutta l'avventura, la estiva dei cantoni. Poi dopo, prima di finire, vi faccio qualche anticipazione di questo racconto. A differenza di chi ci capisce però, in questo racconto mi sono imposto di scrivere molto pure io, sia per ingannare il tempo, sia perché questo ho notato che mi passa, e questo periodo è devastante. E non guardare sempre il telegiornale. Io sto facendo questo ultimo periodo. E volevamo farlo uscire a dicembre, prima di Natale. Però io ho deciso che voglio scrivere con calma, che sono un po' pigro. Come dice la canzone. E quindi io presenteremo questa volta quasi sicuramente il giorno del mio compleanno, che dicevo a me. In più con il nuovo maestro, un progetto che con il mio maestro Gigi, teatro Mario, io lo chiamo maestro, è uno dei miei migliori amici, lui sa parte con noi a fare. Quando lo chiamo maestro, però nel suo caso è un maestro per me. Inizieremo il progetto teatrale sull'immobilità. In pratica sarà molto probabilmente un mio monologo in cui racconto la mia immobilità per conto, ma la mobilità vera. Che assisteranno questo concetto
che è una parte della mia esistenza. Io 10 anni fa ho visto un film, ho scappato da mia mamma, che è la mia anticipa, la mia vita di adesso, fatta di mobilità, fisica, non so. Ma per fortuna non pensavo, quindi quel film mi ha aiutato a capire la mia condizione attuale, condizione. Quindi con questo è importante nella vita una canzone, un film più di centro della contenta, o discorsi politici, che più delle volte non potrà. Quindi farò queste due cose, nei prossimi mesi, e poi mi dedicherò. Per il resto sono a cose belle, felicità che mi piace fare. Ora vabbè, tu fai qualche dono, o chiudiamo, oppure anticipo qualcosa dell'accordo. Comunque non so se avete notato, voi non lo sapete, la moglie aveva detto non parlare tanto Pino, invece alla fine quello che parla tanto è lui. Cioè, ci ferma, mai. No, allora guarda, io vorrei leggere una cosa, ti spiego perché. Perché il tuo libro lo hanno già avuto un po' di persone nei giorni passati. Ah, c'è qualche domanda. Sì, no, non sono qualche domanda, perché mi hanno mandato dei messaggi su WhatsApp da leggere addirittura. Io mi sono organizzato. Sì, ci sono dei messaggi, perché il libro è stato già divulgato, vabbè, avanti già qualche mese. Però io ho ricevuto dei messaggi da alcune persone che mi hanno detto, guarda, io non potrò esserci alla presentazione, però mi piacerebbe leggerne almeno un paio. Allora, uno dice, ciao Riccardo, ho finito di leggere il libro, è meraviglioso. Quello che mi colpisce di più è la grande forza d'animo di Antonio nel non arrendersi alla sua malattia, ma mi commuove tantissimo suo padre. Con tutti i suoi sforzi è riuscito a far sentire Antonio in tutti questi anni una persona normale, perché effettivamente in questo mondo così difficile che un problema di salute o una disabilità viene trattato diversamente, quasi come un peso. La storia di Antonio insegna tantissimo, valori come l'unione in famiglia. Un grande abbraccio ad Antonio e ai suoi meravigliosi genitori, grazie per questo grande regalo. Poi c'è un altro molto bello che è un pochino lungo, ma te lo leggo perché qui si confonde. Buongiorno Riccardo, ho letto il libro che tu sei stato a Genova, dice, è emozionante allo stesso tempo realistico, perché praticamente Antonio ha accettato di raccontare la sua vita in questo libro come con un senso di libertà, perché lui ci fa capire così che è la libertà, sia anche con la libertà di esprimersi, di raccontare i posti della sua odissea di vita, di lunghi viaggi fatti con la famiglia a Genova, a Lourdes e fino a Napoli, il coraggio della famiglia a lottare per Antonio. La forza grandissima del padre per cercare di dare ad Antonio una vita normale, poi il dolore della perdita dei suoi cari cugini che sono stati molto vicino a lui, la forza d'animo che alla fine ha portato Antonio a laurearsi. Diciamo che Antonio ha rotto tutte le barriere che magari un'altra persona non avrebbe fatto. Poi dice, scusate che c'è una parte che è Antonio ha tanto coraggio da vendere, cose che non avrebbero fatto altri. Lui con questo libro secondo me ha potuto scoprire tutto quello che aveva dentro di sé e diventare immortale, perché questo libro passerà da generazione in generazione ed ogni ragazzo del futuro leggerà la sua storia e quindi lui vivrà per sempre i nostri cuori. Sarei venuto volentieri lì, ma per conoscere Antonio il lavoro non me l'ha permesso. Buonasera a tutti presenti. Ce ne sarebbero altri, ne hanno mandati tantissimi, me li hanno mandati privatamente tramite WhatsApp. Quando leggere? Te li girerò. Sì, lo sono andato a comunque. E io ti voglio rigirare la verità. È vero che noi ci siamo conosciuti, tu dici grazie, però io dico grazie davvero a te, perché se non fosse stato per te questa sera non avremmo imparato tante cose. Cioè alla fine è lo scambio che ci fa crescere. Cioè l'ha detto Pino, io voglio farvi capire, io non voglio che voi mettiate la pedana perché vi sentite obbligati, ma perché dovete essere, deve essere spontaneo, deve essere scontato che
tutti dobbiamo essere sullo stesso piano, l'uguaglianza di cui parlava prima Giuseppe, dobbiamo cercare di migliorarci come esseri umani, dobbiamo cercare di imparare i nostri figli a essere genitori, a essere figli, a essere dei buoni cittadini. E questa è la lezione che secondo me dobbiamo imparare da te, e dobbiamo cercare di capire che non abbiamo il limite che è quello fisico, ma è un limite mentale che ci vincola alle nostre azioni, a non cambiare questa società e a magari lamentarci della politica tutti i giorni ma non fare nulla per cercare di fare qualcosa di buono. Come lo fai tu? Tu non sei un politico, però cerchi di seminare quello che è la tua vita per lasciare veramente a noi, e ce lo stai lasciando questa sera, ricordo comunque la testimonianza. Quindi io ti ringrazio davvero per la tua testimonianza, che è la cosa per me più importante questa sera. E poi vi invito davvero ad acquistarlo questo libro, perché l'ho detto pure Pino, ma lo dico anche io, costa 10 euro. Fate quello che volete, tenete 10, tenete 20. L'importante è che contribuite alla libertà di queste persone, di questi genitori, anche questi genitori. Potreste essere voi, potremmo essere noi. Siamo persone come gli altri e abbiamo bisogno di sentirci liberi, e Antonio sta cercando di farlo. Su questo voglio dirvi che io e Marco, il coautore del libro, un anno e mezzo fa abbiamo consegnato all'associazione Girasole un contributo. 5.000 euro per ricavato di questo libro, venduto quasi, venduto e regalato, perché questa viene qualcosa di importante da me. E gli regali il libro, facciamo un salto insieme, e vedete molti, andate sulla mia pagina. Abbiamo venduto lei, regalato quasi quello, ed è un buon risultato quello, per un libro aperto, per fortuna finanziato quasi per 6 mesi, attività ludico, ricreativo, occupazione, e dell'associazione il Girasole. Quindi abbiamo fatto qualcosa di utile pure per gli altri, no? Come hai detto tu. Comunque poi questa sera, con in ogni presentazione, poi proviamo Instagram, io e mio padre, allora voglio dirvi che se la gente, il libro è la gente, il grande contributo è per la gente. Alla mia vita, mia madre, e mia sorella soprattutto, e mia madre che mi ha donato una madre incondizionata in Dio, anche se ultimamente vado pochissimo a messa, però la mia fede in Dio è fortissimo in questi ultimi periodi. E mi aiuta ogni giorno ad andare avanti più di tutte le altre cose che faccio, perché come ha detto mio padre, io non voglio la guarigione completa, dei piccoli miracoli che aiutano la mia vita, e io ho visto che nella mia vita ce ne sono tanti. E poi questo olio che c'è nella nostra società mi ha fatto diventare più cattolico e più comunista. Poi mia sorella è diventata la mia migliore amica, mi scarrozza da tutte le parti, gli faccio conoscere un sacco di gente strana, gay, comunisti, tutta gente amica.
certe regole. E quindi, però il ragionamento a buona tutta la mia famiglia, poi un'altra fede da non trascurare, è quella juventina. Ringrazio di essere venuto a conoscermi Stefano, oro figlio che è coltivato a essere rischiaduto perché mi ha fatto scoprire la gloriosa storia di Anconera. Quindi lo ringrazio di essere qui, perché la Juventus va per il Dio e così mi aiuta, lo aiuto a passare il tempo, il mio fine settimana, le notti di Champions, quindi poi, grazie alle mie tante passioni che riesco a portare con gioia tutte le maggior parte verso la partita, vedo qualche film, qualche serie TV, io preferisco quelle tante, se la mia onda superata o su media, sempre. Poi, ultimamente ascolto molta musica, quella indipendente. Ogni giorno conosco sempre qualche cantante nuovo, quindi vado a sentire, ascolto. E tutte queste cose, la fede, l'impegno, la cultura, questo occupa la mia vita, per fortuna. Posso fare l'autografo, ma
ho portato il mio timbro firma, sì. Lui c'ha un timbro firma, quindi vi farà, vi metterà il suo Quattro timbro firma con comunque il suo autografo, quindi sì. Grazie veramente della vostra presenza qui oggi, e adesso vi aspetto soltanto di conoscere la storia di Ettore Sacchiotti dalle parole, insomma, sue scritte sul libro. Chi ci capisce, bravo. Grazie ancora. Grazie ancora e buona serata. Grazie da Antonio.